sentito questo podcast, forse anche in differita. E abbiamo forse il mister Allegri, l'attuale allenatore della Juventus, che vuole forse fare delle precisazioni oppure dire qualcosa con Conte. Nicolas, adesso vado a concordare. Roberto, se tu mi dici che non entriamo in tra virgolette casini legali, che noi facciamo parlare uno l'altro, dovremmo par condicio, dai, par condicio, noi gli uffici proviamo stampa li contatteremo dopo, tanto li con cambiano gli avvocati. Spesso, esatto, cambiano spesso e volentieri in tutti i modi possibili, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Vediamo un pochettino. Mister Allegri veramente è in linea con noi? Pronto amici, Sport in Condotta. Mister. Ciao, sono Mister Allegri, è un piacere risentirvi dopo tanto tempo. L'ultima volta ero ancora allenatore del Milan, ora mi ritrovate allenatore della Juventus. Primo tifoso della Juventus, ci terrei a chiarirlo, certo. Anche in risposta al mio collega Antonio, primo tifoso della Juventus fin da quando avevo 5 anni, che mio papà mi ha regalato una maglietta di Edgar Davids. Esatto. Già negli anni 70 giocava Edgar Davids. Ma com'è possibile? Sei Highlander. Un papà che vedi... Sono veramente contento di essere qui alla Juventus. E subito, guardi, volevo comunicarvi subito anche il grande rapporto che c'è con Agnelli e con Beppe Marotta, sui quali ci stiamo in realtà confrontando un po' sul mercato, però ancora non c'è molta intesa, diciamo, ecco. Io ho proposto qualche giocatore che ho avuto con me in precedenza, tipo ad esempio Pato è un giocatore importante che ora gioca in Brasile, ma ha una grande voglia di rivincita. Si era offerto, io ho parlato bene di Pato a Marotta e lui mi ha tirato un occhiataccio. In realtà poi, però, diciamo che per ogni giocatore che gli nominavo mi tiravo occhiataccio, ecco. Ancora dobbiamo un attimo capire un po' come comunicare sul mercato, ecco. È dura, immagino. Guarda, vi dico solo che alla fine della conversazione ancora mi ha guardato in faccia, non so, io mi devo pormi questa dirigenza, alla fine penso che farò come quando era al Milan, sono un aziendalista e lavorerò con quello che è a disposizione del mister, ecco. Sì, non è iniziata bene umanamente, ma mister Allegri, il primo pensiero dei tifosi è stato il suo rapporto con Pirlo al suo arrivo alla Juve, tutto a posto adesso? Sì, Pirlo. Pirlo è un giocatore importante. Pirlo l'ho avuto con me al Milan e gli ho sempre dato fiducia. Quando era a disposizione ha sempre giocato con me. L'ho infortunato io in un allenamento, perché così almeno non avevo più il motivo per farlo giocare, perché mi ha veramente rotto le palle. E comunque Van Bommel era in quel momento un po' più in forma, quindi preferivo lui, certo. Centrocampista di sostanza. Però Pirlo, la Juventus è diventato un faro in questi anni, anche grazie a me, e quindi i tifosi della Juventus erano già grati a me prima che arrivassi qua, e ora lo saranno ancora di più, credo. Certo, mister, è chiaro e condivisibile questo suo punto di vista. Mister, ma una domanda sorge spontanea, come mai la Juventus non ha voluto mandare in onda i gol che ha subito nella partita ai voi, direi, persa contro i dilettanti di una squadra giocatori... Del Lucento. Scusate, contro che squadra? Contro il Lucento. Il succento. Ma io non penso ricorda. Che questa cosa... Guarda, questa cosa sinceramente non è mai... Questo fatto non è mai succento, quindi... io non so assolutamente di cosa state parlando. Tra l'altro qua c'è ancora Beppe che mi tira l'occhiataccio, mi dice non parlare di queste cose, quindi preferisco parlare del campo, non di cose che sono realmente accadute e non di cose che assolutamente non hanno a che vedere col calcio, ma con i servizi di Mediaset, che sappiamo essere filomilanisti, ecco. Certo, questo rapporto tra Milan e Juve che io approfondirei un attimo, nel senso che in molti ragazzi facevano delle battutine, ironizzavano sul fatto che lei, mister Allegri, abbia detto il tiro di Muntari, insomma, non è entrato.
Oh, tiro di Muntari è entrato anche, soprattutto perché Muntari, cioè, ma quale arbitro avrebbe il coraggio di convalidare un gol a Muntari? Non lo volete dire voi? In effetti. Quindi, effettivamente, se la FIFA per i mondiali mette il radar sulla linea di porta e quando si da Muntari non lo mette, un motivo ci sarà. Se sposta il calcio a livello mondiale, può essere un gol di Muntari in Juventus Milan. Hai capito, Roberto? Io direi quindi giusto così. Ora sono venuto al mio habitat naturale, ho ritrovato Andrea che ho fatto venire io qua apposta 3 anni fa per poi ritrovarlo, perché sapevo che prima o poi le nostre strade sarebbero incrociate. Sì. Per la sua gioia, immagino, per la sua gioia. Ma mister Allegri vuole salutare il suo collega Conte, a cui che ha rimpiazzato a Torino? Assolutamente, assolutamente. Io saluto Antonio Conte. Anche perché ha avuto la grande qualità di creare un gruppo unito che ora, che ora è ancora molto più unito di prima, perché prima era unito nel seguire il suo primo condottiero Antonio Conte, ora è molto unito nel rigettare un allenatore scarso come me. Non per andarsene. Assolutamente, ho trovato, guarda, questa coesione totale tra la tifoseria bianconera, tra i giocatori bianconeri, capitanati da Andrea Pirlo, che l'altro giorno non è potuto allenarsi per il jet lag di ritorno al Brasile, ma era in tribuna con i tifosi d'estate con la sciarpa e il megafono a intonare contro Allegri. Quindi assolutamente una tifoseria, un ambiente veramente, veramente unito, che sa quello che vuole e quello che non vuole, soprattutto. Soprattutto, quindi, immagino. Diciamo che le premesse sono ottime, ecco. Sì, infatti, Carlo Ancelotti docet, mi ricordo anni fa, grandissime accoglienze anche per lui. Va bene, intanto salutiamo mister Allegri, che sicuramente avrà da fare a Vinovo e dintorni per la nuova Juventus, alla ricerca, chissà, del poker, dello scudetto. Insomma, buon lavoro, mister. Assolutamente, adesso cercheremo con Marotta di individuare qualche obiettivo di mercato. I turbe mi dicevano è sfumato, mi dicevano anche a me era fatta, forse anche dubbe. Romulo, attenzione, Romulo mi ha detto che è nostro, se non è nostro Romulo me vado anche con Antonio, Se non mi prendono Romulo, io prendo la strada Antonio. Assolutamente. Salta tutto per Romulo. Già mi hanno preso Pereira, che io in realtà avevo chiesto quello dell'Inter, ma l'ho preso quello di Udinese. Già, che l'ha visto più da vicino sicuramente nella Milano. Sì, ho chiesto un esterno di difesa di Boni, destro. E infatti mi volevano prendere Pereira, ma Marotto diceva sì, è destro, l'ho visto io. Però... insomma, alla fine è arrivato quest'altro, c'è cioè stato un misunderstanding, come si dice sulla Y, però va bene, non so, magari mi vendono Vidal, c'ho già sostituto in casa, anche più forte soprattutto, sicuramente. Penso che chiederò anche Muntari. Sarebbe un gran colpo, sarebbe davvero la classica ciliegina sulla torta. Va bene, lasciamo andare mister Allegri, che deve lavorare, insomma, buon lavoro mister. Ciao ragazzi, vi saluto. È stato un piacere parlare con voi, mi raccomando, continuate a sostenermi e a fare un po' di buona pubblicità, che qua mi sa che mi scannano da un po' di tifosi, non so perché ce l'hanno con me, però spero almeno un coppio di mercato di Uopasso me lo fanno, vediamo. Glielo auguriamo e buon rapporto di lavoro con Marotta, mister Allegri. Ciao, forza in conto. Grazie. Allora, adesso recuperiamo Antonio Conte, che anche siamo in chiusura anche con lui. Mister, ha sentito il suo nuovo sostituto alla Juve, Allegri, contento delle parole che ha avuto anche nei suoi riguardi? Assolutamente, io ci devo ringraziare Massimiliano. Massimiliano è un grande allenatore, non lo scopro di certo oggi, e anche con lui in passato sono state grandi battaglie, sempre comunque denominate da un rispetto reciproco veramente importante, ecco. sì, veramente un uomo di l'allenatore che questa dirigenza si merita, ecco, insomma. Quindi vedremo ora come procedere. Io ai tifosi juventini l'unica cosa che vorrei dire ora è di fare Mazzarri per l'Inter, di Mazzarri, perché altrimenti se non esonerano ci vado io al suo posto e gli faccio un culo così alla Juve.
Noi ringraziamo anche Mister Conte. Buone vacanze, Mister. Se ci lascia veramente con l'ultimo scoop, chi sarà il capitano della sua nazionale? Ecco, visto anche che l'ho avuto in passato, stiamo cercando di stringere i contatti e come dire, sto prendendo un po' di tempo anche perché, ecco, sì, ecco, mi è arrivata la conferma, è stato naturalizzato, quindi io posso affermarvi, è stato naturalizzato proprio in questo momento. Ok, scoop. Il nuovo capitano della nazionale sarà un giocatore che ho allenato in precedenza, che ha tutta la mia stima, che ho sempre fatto giocare, okay, e che è veramente un fuoriclasse assoluto. E risponde al nome di Elia. Il funambolico, il nuovo capitano della nazionale italiana. Andiamo bene. Devo dire che pensavo di aver toccato il fondo ai mondiali brasiliani. L'ho incontrato tuttora qui a in una spiaggia di Marina di Pippona. Mi sono fermato per pisciare durante il viaggio. C'era Elia, gli ho detto: vuoi fare il capitano nazionale? Oh, mi ha detto: assolutamente, mister. Io con lei mi sono trovato benissimo. Ma perché non Krasić? Sono disposto addirittura a sudare per lei, quindi cosa che non ha mai fatto prima d'ora, quindi sento la sua totale fiducia in questo momento, ecco, assolutamente. E così, ecco, una risposta a Tavecchio, che ha fatto queste dichiarazioni in nazionale in settimana. Quindi, per valorizzare i giovani giocatori italiani, ho deciso di portare questo puro giocatore di razza ariana. Giustamente, alto bianco e biondo. Ah sì, soprattutto bianco e biondo. Assolutamente. Va bene, mister. Dai, noi le auguriamo sicuramente buone vacanze. Speriamo di vederla presto in panchina, qualsiasi essa sia. Bene, benissimo, anch'io me lo auguro, auguro a Mazzarri un buon lavoro, veramente spero che si decida finalmente a far giocare titolare Carrizzo, almeno così la mia panchina sarà assicurata tra poche settimane. Sì, perché no, anche Green magari. Green aveva dei colori nella sua maglia cari a Roberto Sabatino, però te la sono sbagliata visto che era bolognese. Speriamo che Palacio continui a fare i pallonetti che ha fatto nella finale di Champions. Al Maracanã andata male. Rinsaldare la mia panchina, futura, ovviamente. Va bene, intanto si goda il sole, la vacanza meritata, insomma, relax assoluto. Lega sportingcondotta.it. Vi saluto veramente di cuore, mi raccomando. State sempre attenti alla mia causa, ci saranno aggiornamenti nelle prossime settimane. Se non ho niente da fare, riporto ancora il Bari in Serie A, se altrimenti non avrò da fare, ecco, mi ritroverete su qualche panchina importante, sicuramente, ecco. Va bene, cioè, glielo auguriamo. Si ricorda di Gammone, che è il nostro amico. Molte squadre di livello internazionale che giocano la Champions League e anche la nazionale italiana hanno fiutato il mio grande feeling con le manifestazioni europee, e quindi voglio sfruttare questa mia grande smania di risultati in campo internazionale per riportare ad alti livelli le loro squadre, ecco. Sì. Diciamo che dopo Mourinho e Ancelotti, a livello internazionale l'allenatore principe è sicuramente Antonio Conte, ecco. Sicuro, mi fa la modestia. Va bene, buone vacanze mister Conte, a presto. Assolutamente, buone vacanze a tutti gli ascoltatori di sportingcondotta.it, la mia radio preferita, con aggiornamenti traffico indifferita, perfetti veramente. Grazie, saluti mister. A Conte, signora. Ciao a tutti. Ci vediamo, mister. Va bene, abbiamo fatto anche questa. Insomma, siamo divisi tra Conte e Allegri. Vabbè, ma noi tifiamo tutti gli sport, esatto. Tutti i mister. E non ci droghiamo e siamo contro, direi, la droga. Insomma, quindi. E non beviamo? No, vabbè, ogni tanto. Sì, una ginger. Ma basta e avanza. Assolutamente. Va bene, ricordiamo pagina Facebook sportingonota.it, la voce della passione, con il vostro click, i vostri commenti, le vostre condivisioni. Il sito www.sportingcondotta.it. Com'è il click?
Like. Bravo. Hai detto bene, no. Anche click. Click, hai visto. Carino. Va bene, Nicolas, alla prossima. Ciao! Sportingcondotta.it, la voce della passione. Questo podcast è stato offerto da Guitar Forge. Tutto per la tua chitarra. Guitar Forge, in via Don Girotti numero 19 a Concorezzo, in provincia di Monza Brianza. www.guitarforge.it